sicuramente mi sento di dire, cominciamo dal padrone di casa, dal dottor Scorto. Buongiorno a tutti. Per il Circolo Lavoratori Interni è sempre un piacere ospitare manifestazioni di pregio in questa biblioteca. Molti di voi sapranno, chi non lo sa, lo ricordo, che nel 2017 il nostro circolo ha compiuto 90 anni. È uno dei circoli più antichi in Italia, il più grande della regione. L'altro anno abbiamo distribuito circa 10.000 tessere soci tra iscritti e familiari che hanno diritto a utilizzare a condizioni di favore del nostro circolo. All'interno delle attività del circolo, il maggio dell'anno scorso abbiamo dedicato 9 giorni, uno per ogni decennio della nostra storia, ad eventi. Si inserisce bene un evento importante quale quello della Maratona di San Valentino, che ormai è entrato nel cuore non solo dei ternani ma dell'intera regione. Anche negli anni scorsi il circolo ha fatto la sua parte mettendo a disposizione le proprie strutture, a partire dalla conferenza stampa come avviene quest'anno, ma lo farà anche in occasione proprio dell'evento, ospitando nella tenda struttura, nel bellissimo parco di Via Muratori, un evento conviviale, quello del sabato, in cui tutti gli atleti si potranno trovare e cenare in allegria all'interno del nostro parco. La Maratona di San Valentino, parlavo con uno dei responsabili prima, l'altro anno ha avuto circa 2.000 partecipanti al via. Quest'anno, considerando anche il potenziamento dovuto alla Family Run, si conta di arrivare a circa 4.000. Un risultato incredibile, notevole, che deve riempire d'orgoglio l'intera comunità, che dimostra di saper organizzare eventi sportivi di questo rilievo e per il quale, ci ripetiamo, siamo contenti di poter dare il nostro contributo. In bocca al lupo anche per questa manifestazione e per questa edizione. Grazie.